Oggi leggeremo il famosissimo episodio di Elia sull'Oreb. Elia, perseguitato e ricercato per essere ucciso, fugge nel regno di Giuda e poi va a sud fino ad arrivare al monte di Dio, l'Oreb. Qui Dio prima di tutto fa cadere tutte quelle cose che erano accadute quando aveva donato i 10 comandamenti a Mosè. Il vento impetuoso, il terremoto, il fuoco. Ma questa volta Dio ha deciso di non manifestarsi attraverso questi segni. Dio si manifesta attraverso il sussurro di una brezza leggera. Ed ecco il primo insegnamento. Dio non si manifesta mai come tu te lo aspetti. Dio non si manifesta mai a te come si è manifestato ad altri. Dio non fa mai fotocopie. Sicuramente con questo segno Dio vuol far capire qualcosa ad Elia. Elia ha voluto essere come un vento impetuoso, un terremoto, un fuoco divorante. Ha voluto essere manifestazione del Dio giudice, eliminando tutti i profeti avversari, uccidendoli. Invece Dio gli chiede di essere umile, di mettersi da parte, di non imporsi con la forza, di avere la pazienza che si realizzi il disegno di Dio poco a poco, nonostante le avversità e gli ostacoli posti dagli uomini, che sembrano invincibili, ma non è così. A questo punto Dio fa a Elia tre promesse, delle quali la terza non è stata riportata nel brano che leggeremo oggi. Prima di tutto dice che i re finiranno e che al loro posto verranno altri re, che anche quella persona che sembra potentissima ora deve morire come tutte le altre e che quando sarà morta non potrà più far nulla. Poi dice a Elia di farsi da parte, di ungere Eliseo come profeta al suo posto. È una scelta difficile, non deve essere più il grande protagonista. Da quel momento Elia sarà molto più dimesso, saranno altri profeti che appariranno sulla scena. Ma Dio alla fine mostrerà tutto il suo compiacimento per questa nuova fase della vita di Elia, caratterizzata dall'umiltà. Infatti lo rapirà in cielo in un carro di fuoco. La terza promessa è che malgrado tutto nel regno di Israele ci sarà un resto di persone fedeli a Dio, 7.000 persone. Dio cambia la storia partendo sempre da una minoranza. Sta facendo così anche oggi in Europa attraverso di noi. Cerchiamo anche noi di imparare l'umiltà e la pazienza come ha fatto Elia e di essere felici, di essere parte di questa minoranza, di questo resto di cui Dio ha bisogno per portare avanti i suoi progetti. L'argomento di cui Gesù parla nel Vangelo di oggi è molto delicato. Si tratta dell'adulterio, del tradimento all'interno della coppia. Gesù ha una concezione altissima del matrimonio. Per lui è una cosa sacra, tanto che nella Chiesa, dopo la risurrezione di Gesù, il matrimonio diventerà uno dei 7 sacramenti. Cioè la decisione di un uomo e una donna battezzati di sposarsi genera un incontro speciale con Gesù risorto, che dona una grazia specifica dello Spirito Santo. Da dove prende Gesù questa alta concezione dell'amore di coppia, lui che aveva fatto una scelta diversa? Certamente lo dice perché lui è Dio ed è lui che ha creato l'amore tra l'uomo e la donna. Ma anche come uomo Gesù ha fatto l'esperienza della bellezza del matrimonio nella sua famiglia di origine. Maria e Giuseppe erano profondamente innamorati, erano una coppia felice, poveri ma felici. Due cuori e una capanna, lo dico letteralmente perché molto probabilmente quando erano profughi in Egitto non avevano una casa in muratura.
Nell'Antico Testamento l'amore verso i genitori e l'amore verso Dio coincidono, tanto che il comandamento «onora il padre e la madre» è inserito nella prima parte del Decalogo, quello che riguarda l'amore per Dio. Gesù estende questa identificazione anche all'amore tra marito e moglie, all'amore per i fratelli e le sorelle e all'amore per i figli, tanto che dice che dobbiamo odiare figli, fratelli, sorelle, moglie, marito, genitori e amare solamente Lui. Questo vuol dire, con un linguaggio forte, come Gesù spesso utilizza, che nel nostro cuore ci deve essere un unico amore, l'amore per Dio, l'amore per Gesù che ci manifesta Dio. Nessun altro amore deve essere nel nostro cuore, altrimenti non siamo discepoli di Cristo. Con questo Gesù non vuole naturalmente dire che non dobbiamo amare il marito, la moglie, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, ma che non dobbiamo amarli in modo staccato dall'amore per Gesù. Cioè, per noi l'amore per essi coincide con l'amore per Gesù, con l'amore per Dio. In particolare, i due amori più coinvolgenti umanamente, l'amore per i figli e l'amore tra uomo e donna, sono accompagnati da un sacramento che li rafforza e li trasforma in un incontro con Dio. Il sacramento del battesimo rafforza e trasforma l'amore per i figli. Il sacramento del matrimonio rafforza e trasforma l'amore tra uomo e donna. È logico quindi che in questa visuale dell'amore tra uomo e donna così alta, Gesù non ammette assolutamente il ripudio e il divorzio. Si tratta di un patto che non può essere cancellato né annullato. Questa è una richiesta molto difficile che fa Gesù. Ma lo sappiamo, Gesù è molto esigente con i propri discepoli. Gesù ci chiede eroismo nell'amore, chiede un amore universale che va a tutti senza distinzioni, compresi anche i nemici, e ci chiede un amore fedele che non finisce mai nel tempo. E tuttavia tutto ciò che Gesù ci chiede ce lo dona Lui gratuitamente. Non è frutto del nostro sforzo, ma della Sua grazia. E Gesù non chiede questo a tutti, ma a persone innamorate di Lui, a persone disposte a lasciare tutto per Lui. Forse un errore che abbiamo fatto come Chiesa è stato quello di voler imporre questa richiesta di Gesù come regola, come norma che tutti quanti devono seguire, indipendentemente dal loro rapporto d'amore con Gesù. Abbiamo cioè dato per scontato che per il fatto che uno è nato in un paese cosiddetto cristiano e ha ricevuto il battesimo senza che ci sia stata una vera scelta di fede da parte dei suoi genitori, e che comunque questa scelta di fede non l'abbia mai fatta, abbiamo dato scontato perché tutte queste persone siano discepoli di Gesù e siano disposti a tutto per Gesù. Mentre in realtà queste persone non hanno ricevuto nemmeno l'annuncio di Gesù, un annuncio coinvolgente che li possa commuovere. E così chiediamo a queste persone un amore eroico per una persona che loro non conoscono. Chiediamo a loro di seguire le richieste esigenti di Gesù, mentre per loro Gesù è un perfetto sconosciuto. Non c'è da stupirsi che rifiutino la nostra richiesta. E poi sappiamo che mentre Gesù è estremamente esigente, contemporaneamente è anche infinitamente misericordioso. Qualche volta la Chiesa ha ricordato molto bene la prima caratteristica di Gesù, dimenticandosi completamente della seconda. Ha detto a tutti: Gesù ci chiede questo, questo e quest'altro, senza permettere alle persone di incontrare prima di tutto la sua misericordia. Non siamo stati molto diversi da quei farisei che Gesù chiamava ipocriti, sepolcri imbiancati, che imponete dei pesi sulle spalle della gente mentre voi non volete muoverli nemmeno con un dito. Comunque, nel brano di oggi Gesù dà anche un consiglio di estrema utilità. Le erbacce
vanno estirpate quando sono piccole, senza farle crescere. Il tradimento, prima di tutto, nasce all'interno del tuo cuore, quando guardi quella donna in modo diverso, quando dai troppa confidenza a quel collega di lavoro, perché quando vai in ufficio ti fai bella, ma per tuo marito non lo fai più, perché senti che c'è un problema nella coppia e invece di affrontarlo e cercare di risolverlo, trovi consolazione al di fuori. State tranquilli, Gesù fa solo un esempio, una parabola, non dovete cavarvi un occhio o tagliarvi una mano, ma dovete usare la stessa decisione e determinazione nell'eliminare tutto ciò che può essere di ostacolo nella crescita dell'amore della vostra coppia. Può essere un'abitudine, può essere un desiderio che porta in una direzione sbagliata, può essere una persona che non devi più vedere. Cancella il suo numero dalla tua rubrica del telefono o addirittura cambia numero di telefono. Non chiamare più quella persona perché sai che ci potresti cascare. Chi ha avuto questo coraggio di tagliare ha visto che con il tempo la tempesta degli ormoni e dei sentimenti è diminuita e che quello che cercavi in un'altra persona potevi trovarlo nella tua coppia e che questa crisi era per una crescita della coppia e non per la morte della coppia. Se vi trovate in una situazione del genere, per favore, andate dal confessore, siate sinceri fino in fondo e soprattutto, se il confessore vi dà un consiglio, taglia con quell'atteggiamento, con quella persona, con quella realtà, obbedite al confessore. L'amore fedele comporta a volte dei tagli che fanno male, ma lo sappiamo, senza potature non è possibile dare frutto.